Entro la prossima settimana sarà avviata al Policlinico di Palermo l'utilizzo sperimentale del plasma iperimmune. È infatti arrivato l'ok del comitato etico che di fatto consente l'utilizzo del siero ricco di anticorpi, estratto da pazienti guariti dal Covid-19 ed infuso nei pazienti con quadri clinici preoccupanti. Per produrre il siero sarà impegnata l'unità immunotrasfusionale del Policlinico Universitario di Palermo. Sarà necessario innanzitutto cominciare a raccogliere il plasma dai donatori, cioè degli 850 pazienti siciliani guariti. Meglio, dicono gli esperti, se viene utilizzato il sangue di chi è guarito da pochi giorni. Proprio tra loro si cercheranno i volontari per estrarre il sangue e produrre il siero in laboratorio. I risultati che si stanno ottenendo con questa strategia a Pavia, Mantova, Bolzano e Padova sono incoraggianti, ma al di là dell'articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature, non ci sono ancora evidenze scientifiche sull'affidabilità della terapia, che però è seguita con crescente attenzione anche dall'Istituto Superiore della Sanità.